Macrocategoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e leadership Rubber Solutions. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere da oltre 65 anni il punto di riferimento nella produzione di articoli tecnici diversificati in gomma ad uso industriale. Per la costante crescita e la capacità di puntare su innovazione, flessibilità e qualità, grazie anche alla creazione di un laboratorio tecnologico all'avanguardia. The winner is Isopren. Io ho il piacere di avere qui con me Marcella Bergamini, President and Chief Growth Officer di Isopren, che invito a salire sul nostro palco. Benvenuta. Buonasera, grazie. E a me piace tantissimo perché lo do direttamente nelle vostre mani. Grazie E mille. insomma, Bellissimo. giustamente in primo piano lei e il suo premio. Adesso io glielo Grazie. faccio appoggiare un attimo qui, poi Sì. le posso garantire che glielo diamo. La invito ad Glielo porto a accomodarsi. casa. Sì, ce lo ruba O direttamente, in azienda. ruba nel senso che è vostro, però insomma, non lo lascia sicuramente qui. Un commento a caldo. Siamo molto contenti perché questo premio, scusate il bisticcio di parole, premia la voglia che abbiamo avuto e la capacità, di innovare. Perché quando si parla di aziende storiche, io dico sempre che bisogna fare in modo che l'azienda non sia antica. Quando si dice tanti anni, 65 anni, 67 anni. Noi in questi ultimi, direi, 6-7 anni abbiamo fatto una scelta forte, che è stata quella di uscire dalla nostra comfort zone, come la chiamo io, quindi di non fare solo le cose che sappiamo fare, che sapevamo fare molto bene, con i nostri key client che tuttora abbiamo, ma cercare strade nuove, che vuol dire nuovi materiali, che vuol dire processi produttivi innovativi, che vuol dire soprattutto inserire persone nuove. La scelta che noi abbiamo fatto è stata quella di integrare la società che oggi è rappresentata, siamo soci, io e mio cugino, io dico che siamo MB al quadrato, perché Mario e Marcella Bergamini. Il coraggio che abbiamo avuto e anche il desiderio è stato quello di integrare la managerialità, quindi inserire dei manager, inserire dei giovani ragazzi, il CDA già è rappresentato per 2/3 da manager, quindi che non sono esperti delle Rubber Solutions di Isopren, ma che sono esperti in come si fa a gestire la crescita e l'evoluzione di un'azienda. E questo è stato la forza che ci ha portato a inserire una persona nella logistica, nella produzione, nei processi di digitalizzazione. Non Certo. voglio parlare di digital transformation, che è tanto, ma per noi è stata la transformation verso un processo di digitalizzazione. E tutto questo ci ha consentito di impostare una crescita che in questi ultimi anni ci sta dando soddisfazione perché stiamo offrendo ai nostri clienti e anche ai nostri key client, coloro che già ci conoscono, prodotti simili a quelli che facevamo, ma con magari un materiale più nuovo, quello che nella gomma si dice è la performance, la durata, o addirittura prodotti che non facevamo prima e che rispondono a richieste che gli stessi clienti magari ci danno e ci sfidano. Ma sa, lei ha detto una cosa molto importante tra le altre, ma a inizio di dialogo, diciamo così, ha detto bisogna sempre evitare di confondere un'azienda storica con un'azienda vecchia, no? L'errore che si fa spesso è pensare che appunto tradizione e innovazione non possano andare di pari passo, invece è la cosa migliore perché non si può guardare al futuro se non c'è esperienza, è una cosa retorica, però spesso ce lo dimentichiamo e Certo. quindi mi è piaciuto che lei sia partita da questo aspetto, soprattutto in virtù delle difficoltà anche che stiamo passando in questo momento. E quindi senza una base solida, come si fa a guardare oltre, no? A guardare avanti? Noi abbiamo cominciato a pensare che l'andare avanti e l'innovazione fosse la chiave della possibilità di andare avanti. E quindi ci siamo impegnati in questo senso, integrando, io dico, l'esperienza con l'energia, con anche tante volte l'incoscienza, io dico, dei giovani, la voglia di sperimentare.
e la grande soddisfazione di clienti che ci conoscono e che ci sfidano su dei nuovi articoli o su delle evoluzioni degli articoli che abbiamo. Certo. E questa è un po' la nostra forza, quindi su alcuni di questi noi stiamo facendo un percorso con un laboratorio nostro e con ingegneri giovani, esperti di materiali, che ci stanno accompagnando in questo percorso di crescita. Figuriamoci se vi sfidate al vostro interno, come sapete accogliere le sfide che arrivano dall'esterno ancora in modo più agguerrito. E peraltro si parla anche di qualità, ovviamente sì, flessibilità, che è un'altra delle questioni insomma importanti, soprattutto in un mondo che è in continua evoluzione. La flessibilità credo che per noi sia stata proprio la nostra parola chiave, perché noi essendo nati come un'azienda appunto storica e artigiana, quindi che produce con le proprie mani, con alcuni operai che da noi sono, alcuni di loro l'altro giorno mi dicevano 35-40 anni, siamo capaci di fare le piccole produzioni, quindi oggi abbiamo alcuni clienti che vengono da noi perché non hanno più chi li aiuta quando hanno bisogno. Noi produciamo tra le altre cose anelli per gli impianti di risalita per quando si va a sciare, nonché per il trasporto urbano, e abbiamo imparato a lavorare in serie, 100, 200, facciamo 7.000, vogliamo fare 10.000 anelli all'anno, però abbiamo anche l'impianto che ci dice: io ho bisogno di fare manutenzione per 10, per 20, per 30, noi rispondiamo anche a loro, che non va esattamente nell'area dell'efficienza. Molti sappiamo, anche molti nostri competitor dicono: se tu non me ne ordini 50-100 non ti riesco a rispondere. Noi abbiamo cercato di mantenere le due anime e soprattutto devo dire che gli storici dell'azienda sono coloro che dicono: no, ma anche questo piccolo ordine lo vogliamo fare. E questo è un po', io penso, un po' la chiave del successo, far vivere entrambe le anime. Certo, insomma, diciamo che la frase non conviene non esiste da voi. Non esiste. Anzi, perché conviene sempre, ma proprio come sfida, no? Lo dicevamo, secondo me si riconduce tutto lì. Quindi il futuro, per il futuro che cosa intravede, se le posso fare questa domanda? Sì, noi ci stiamo concentrando, questa è un po' la nostra parola chiave, ci stiamo focalizzando perché noi siamo in grado, come lei ha detto bene, di offrire soluzioni in gomma dei più disparati settori. Noi vogliamo concentrarci su alcuni di questi, quindi sostanzialmente rispondere alle esigenze di tutti, ma mettere e priorizzare i nostri sforzi su alcuni. Uno di questi è il mondo dei giunti di compensazione, che va in un mondo direi molto, molto particolare, il mondo del navale, il mondo delle navi da guerra. E lì stiamo cercando di lavorare con dei prodotti che via via ogni anno possano sfidare i nostri clienti, i nostri distributori a dare qualche cosa di più, a dare qualche cosa di diverso. E poi abbiamo con un cliente, Comprinot, che fa Gatti delle Nevi, abbiamo un progetto che vorrei ancora dire segreto, su cui stiamo lavorando per l'anno prossimo, proprio perché diciamo che ci siamo dati l'obiettivo, la regola del 3, ogni anno avere 3 progetti sui quali i nostri tecnici, i nostri tecnologi e tutta l'azienda si concentrano. Quindi per i clienti che abbiamo e per quelli che avremo. Allora io le lancio un'altra sfida qui, e così almeno non ce la possiamo dimenticare e voi non ve la potete dimenticare: siccome ha stimolato la mia curiosità parlando di segreto, dobbiamo per forza rivederci a breve, quando questo segreto potrà essere, come dire, esposto, e spero che lo voglia fare sulle fonti TV. Sicuramente sì, e ve lo porterò anche a vedere. Ottimo, allora va benissimo. Allora io ringrazio tantissimo e naturalmente faccio i complimenti a tutto il vostro team, ringrazio Grazie. Marcella Bergamini e complimenti a Isopren per questo premio. Grazie. Grazie. E grazie ti mille. Aspetto qui allora. Questo è una promessa ed è un impegno. Allora adesso questo glielo do. Volentieri. Grazie. Per tutti coloro che hanno lavorato in Isopren sui nostri progetti.